davanti alla Gola del Furlo, dopo interventi costosi e complicati, è stata riaperta l'antica Flaminia. Sabato scorso il taglio del nastro con gli enti coinvolti nei lavori di messa in sicurezza. Tigri, leoni, elefanti, scimmie e orsi. Dopo la legge delega che vieta gli animali nei circhi d'Italia, la caduta del governo potrebbe rimescolare le carte. Non mi piace lo sfruttamento degli animali, stanno meglio in natura. Giovani a lavoro per ripulire la città, conclusa la prima settimana di Ci sto a fare fatica, il progetto dedicato ai piccoli interventi di decoro urbano premiati con un bonus di 50 euro. Monumenti, musei e punti di informazione e accoglienza, ecco i nuovi pannelli e le mappe dedicate ai turisti installate negli ingressi del centro storico di Fano. Orchestre, buon cibo e solidarietà, grande successo ai Tre Punti di Fano per la festa della Cresciamatta e Hockey in Porchetta. Stasera all'Arena BCC torna il concorso di barzellette a Crepapelle. Cari telespettatori, buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Come avete sentito, dopo 18 mesi di chiusura e lavori eseguiti sul masso pericolante di 10 tonnellate, è stata riaperta la vecchia via Flaminia alla Gola del Furlo. Sabato scorso si è svolta l'inaugurazione di fronte alla galleria. La strada era chiusa al traffico dal febbraio 2021 per il pericolo di caduta massi, come evidenziato prima da uno studio della regione e poi dal progetto di messa in sicurezza definito dalla provincia. L'allarme era stato lanciato dai sindaci di Fermignano e Acqualagna. Una lama rocciosa di 70 metri per 10 poteva staccarsi dalla parete rocciosa della Gola del Furlo a decine di metri di altezza sopra via Flaminia, che era stata chiusa dai vigili del fuoco dopo una prima segnalazione. Erano seguiti sopralluoghi, perizie, incontri tra i vari enti e poi i lavori suddivisi in fasi. Passiamo da disgaggi di massi, quindi situazioni dove la presenza di massi pericolanti non potevano essere mantenute e quindi sono stati rimossi e riportati a terra, altre situazioni dove per prevenire eventuali cadute sono state montate delle reti paramasso, così chiamate proprio perché contengono l'eventuale rivenuta di piccoli detriti che possono cadere sbriciolandosi la parete, e poi in alcuni punti singolari sono state operate dei fissaggi di massi più grandi attraverso delle perforazioni di barre di circa 3 metri nelle pareti, cementate con delle malte cementizie particolari che tengono il tiro e mantengono in sicurezza questi massi più grandi e quindi evitano che questa possa, come ipotesi remota, cadere. Inoltre, dei rocciatori specializzati nell'intervento su pareti hanno montato dei sensori che consentono di rilevare e acquisire da remoto eventuali micro spostamenti dei massi più esposti per far sì che si possa intervenire in modo tempestivo. La più grossa soddisfazione sta nel aver realizzato questa attività in circa 4 mesi di attività senza nessun infortunio. Per i finanziamenti necessari invece hanno partecipato l'Enel, che ha stanziato 240.000 euro, la Regione 100.000, la Provincia e il Comune di Fermignano 30.000 euro ciascuna. Insieme siamo riusciti a fare grossa sinergia insieme al Comune di Fermignano per poter far sì di realizzare e mettere in sicurezza sia per i turisti, sia per i pedoni, ma soprattutto per il traffico veicolare, la Flaminia. Finalmente oggi siamo qua, abbiamo festeggiato finalmente questa riapertura di questa via consolare che ci permette di collegare non soltanto Villa Furlo a Furlo, ma soprattutto ci permette di visitare praticamente uno dei canyon più belli d'Italia. Grande soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore regionale Stefano Aguzzi, che sin dall'inizio delle operazioni ha coordinato tutto il percorso. Abbiamo cercato di dare un po' un senso a tutto un percorso che stavo portando avanti da tempo, ma un po' le burocrazie, un po' gli enti diversi, un po' la difficoltà proprio nel procedere, perché è stata molto complessa anche proprio la procedura pratica di questo progetto e di questo intervento, rischiava un po' di far temporeggiare troppo e non si sapeva bene come potesse andare a finire. Diciamo così, ci abbiamo messo tutti la buona volontà e la capacità e la disponibilità. Oggi quindi si è arrivati finalmente a questa riapertura, il lavoro è stato un ottimo lavoro, io voglio ringraziare tutti e particolarmente Enel Green Power, che gestisce qui la diga del Furlo, che si è incaricata proprio del lavoro tramite una ditta che in ugual misura voglio ringraziare, perché lavorare a 200 metri d'altezza appese delle corde non è un lavoro proprio che si fa tutti i giorni, quindi anche per chi si un po' si lamentava dei tempi lunghi, dico che un conto è dirle le cose, un conto è farle, quindi tutto bene quel che finisce bene.
E adesso la cronaca con i finanzieri di Senigallia che hanno dato esecuzione ad una sentenza divenuta irrevocabile emessa nei confronti di un imprenditore tessile di origine cinese condannato alla pena di 2 anni di reclusione per reati tributari e in materia di sicurezza sul lavoro. Con la sentenza è stata disposta la confisca per equivalente fino alla concorrenza di 600.000 euro. La somma frutto del reato era stata occultata al fisco grazie al sistema apri e chiudi di numerose imprese, ma anche mediante prestanome e fatture per operazioni inesistenti. Le Fiamme Gialle hanno quindi confiscato le disponibilità finanziarie tenute in 7 conti correnti, crediti verso terzi e 40 macchine da cucire utilizzate nell'attività produttiva. I vigili del fuoco invece sono stati impegnati dalle 11 di questa mattina nel comune di Carpegna per un incendio che ha coinvolto sterpaglie e una piccola porzione di bosco. Sul posto i pompieri di Macerata, Feltra e di Urbino, la squadra antincendio boschivo e il direttore delle operazioni di spegnimento in convenzione con la Regione Marche e l'elicottero regionale che ha effettuato 15 lanci di acqua. Sono seguite le operazioni di bonifica e insieme ai volontari della Protezione Civile la superficie percorsa dalle fiamme è stata di circa 1 ettaro. Nelle scorse settimane la Camera dei Deputati aveva approvato la legge delega in materia di spettacolo per stoppare lo sfruttamento di circa 2.000 animali nei circhi d'Italia. Si attendeva soltanto un decreto attuativo, ma la caduta del governo Draghi potrebbe far decadere questo provvedimento senza entrare in vigore. Allora sentiamo il parere della gente intervistata da Giada Quacci. Hanno sempre fatto il loro compito, i bambini se non ci sono gli animali sembra quasi di non andare al circo, perciò ben ci siano gli animali al circo, specialmente per i bambini. Hanno trovato però delle alternative come ad esempio gli ologrammi, cioè proiettare gli animali tramite la tecnologia senza usare quelli veri. Sì, però tecnologia invece la cosa concreta, vera e toccare con mano è sempre stata la migliore. Cioè, gli animali è bello vederlo, toccare, accarezzarlo, non vederlo lì in una foto con luci belle, no, però invece puoi mettere a toccare un animale. Cioè io che ho il cane, quando me lo tocco, me lo accarezzo, mi dà una soddisfazione. L'animale è questo, che a me piace. Non crede che vadano incontro a sfruttamento in questo modo? Sfruttamento non penso. Poi dopo sai, sfruttamento dipende dalle persone, tutto lì, ci sono quelli che sono così e altri no. Sì, sono d'accordo. Non mi piace lo sfruttamento degli animali. Quindi crede che la motivazione principale sia lo sfruttamento? Sì, poverini soffrono, per me stanno meglio in natura, direi. Sì, senz'altro. Per quale motivo? Per la sofferenza degli animali, per tenerli chiusi, continuare a trasportarli in gabbie. Non mi sembra una cosa giusta. Sicuramente dice stanno meglio nell'habitat naturale. Esatto, stanno meglio a casa loro. Siete d'accordo con l'abolizione degli animali dal circo? Sì, perché comunque nel 2022 gli animali è giusto che secondo me che debbano stare in libertà e non nel circo per il nostro piacere e solo perché a noi piace vedere che fanno giochi costretti, obbligati e contro natura. Assolutamente sì. Per quale motivo? Perché è uno sfruttamento, è sfruttare gli animali per un piacere momentaneo, sciocco, è un uso strumentale. Cambiamo argomento, a Fano si è conclusa la prima settimana dedicata a Ci sto a fare fatica, il progetto che ha coinvolto 10 ragazzi nella cura del decor urbano della città. I particolari nel servizio di Filippo Pucci. Volenterosi, pieni di energia per migliorare la città. Un gruppo di 10 ragazzi, tutti provenienti da Fano, hanno aderito la scorsa settimana al progetto Ci sto a fare fatica, facciamo il bene comune, un'iniziativa organizzata dalla Regione Marche e coordinata dal Centro Servizi per il Volontariato che coinvolge ragazzi dai 16 ai 21 anni con l'obiettivo di mettersi in gioco, conoscere nuove persone e sporcarsi le mani per rendere il proprio territorio un posto migliore. I ragazzi hanno fatto il bene comune perché in questo caso questa settimana sono intervenuti riqualificando tutte le panchine della Sassonia ed oggi anche quelle dei passeggi. Riqualificarle non significa semplicemente ristabilire un senso di decoro, ma prendersene cura ed è proprio questo l'obiettivo.
interrogandoli adesso, proprio in un momento di confronto, gli abbiamo chiesto che cosa si portavano da questa esperienza e davvero loro erano entusiasti perché hanno capito quello che è il senso di appartenenza ad un territorio. Ad ogni ragazzo verrà riconosciuto un buono fatica del valore di 50 euro da spendere in spese alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero. Le attività si svolgeranno tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Hanno partecipato 5 comuni di questo ambito, non solo Fano come comune capofila, ma anche San Lorenzo in Campo, anche Mondolfo, Mondavio e Pergola. In ognuna di queste realtà i giovani si sono messi a disposizione proprio per fare e per occuparsi del bene comune, dimostrando anche di prendersi cura di quello che ogni giorno è sotto gli occhi di tutti e che magari viene trascurato. È anche un modo per far crescere il loro senso d'appartenenza alla città, alla comunità. Il progetto Ci sto a fare fatica continuerà fino al 4 agosto. Per poter partecipare è possibile trovare i contatti per ogni singola città sul sito dell'iniziativa. È stato bello perché anche magari le persone anziane, mamme con i bambini sono venuti, ci hanno fatto i complimenti, cioè è stato splendido. Perché alla fine è stato molto 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 innovativo. Io consiglierei questo progetto a tutti i giovani, per se stessi e anche il bene pubblico. E bisogna farlo un po' più spesso. Invece l'assessore Etienne Lucarelli ha presentato la nuova segnaletica dedicata ai turisti installata negli ingressi della città di Fano. Stiamo terminando oggi di installare la nuova segnaletica turistica, un progetto che è arrivato anche grazie alla realizzazione del piano strategico che definisce una serie di servizi che dobbiamo impostare nella nostra città, appunto servizi al turista, tra quello una segnaletica che guida i turisti verso i punti di interesse, i punti più importanti della nostra città, realizzata in collaborazione con un'azienda di Ferrara che fa segnaletica per città certificata UNESCO. E questo progetto prevede 8 plance planimetriche che saranno installate agli ingressi principali della nostra città, quindi la stazione, via Cavour, via da Serravalle, la zona del Pincio, la zona del Pino Bar, la Rocca Malatestiana e appunto questo punto d'ingresso di via Garibaldi, quindi arrivando direttamente dal mare da via Battisti, e 30 pannelli segnalatori all'interno della nostra città, alcuni con mappa e alcuni senza mappa, che guideranno i turisti, ma tutti quelli che vorranno, verso i principali punti di attrazione della città, che sono monumenti, che sono musei, che sono punti di servizio come punti di informazione e accoglienza turistica. Ecco, coordinato con questa segnaletica ci sarà la nuova mappa della città di Fano che abbiamo appena finito di realizzare e che si troverà in tutti i punti IAT, ma anche tutte le attività cittadine che vorranno, insomma, se ne potranno dotare per dare la corretta informazione. E qui, oltre ai vari punti interessanti del centro storico, abbiamo inserito anche i punti di interesse della zona mare, come lo è ad esempio il Gugul, come lo sono le Darsene Giorgine Pipeta, come è il Molo di Ponente dove abbiamo i nostri quadri, ecco, perché riteniamo che anche quello sia un punto da raccontare. Quindi un nuovo servizio che per noi è fondamentale per far sì che la nostra città sia più fruibile e più accogliente. E adesso parliamo del grande successo riscosso dalla Cresciamatte Oca in Porchetta e Tre Punti di Fano. Questa sera alla BCC Arena si prosegue con la gara di barzellette a Crepapelle. Stand gastronomici, musica e divertimento. La festa della Cresciamatta e Occhi in Porchetta ha confermato successo con la grande partecipazione di fanesi e turisti, decine i volontari al lavoro guidati da Gino Bartolucci, che hanno reso possibile la Tre Giorni, una manifestazione che da 37 anni riempie gli spazi della cooperativa Tre Ponti a Fano. Grandi orchestre, scuole di danza, animazione per bambini e cucine sempre operative. È andato a ruba anche il cibo d'asporto. Siamo arrivati per mangiare l'oca oggi. Era buona? Molto. Siete arrivati al dolce? Ci siamo gustati, c'erano i tortellini e l'oca in porchetta. Ma la Cresciamatta? Ce l'hanno portata, ma abbiamo mangiato meglio l'oca oggi. Bene, adesso due balli ci stanno, no?
più tardi. Non sono un gran ballerino. Però. Vabbè, ma per digerire tutto questo ben di Dio bisogna darsi da fare. Dai, ci proviamo, dai. Allora, con chi sei qua questa sera? Sono con la famiglia e degli amici, ecco, di mia madre e mio padre. Quindi la festa della Crisciamatta, devo dire, accomuna tutti, tutte le generazioni. Sì, è molto bello, è divertente. Come sta andando? Buono il cibo? Perfetto, tutto buonissimo. Come sta andando la serata? La serata è perfetta, poi ho incontrato diversi amici e allora ci siamo seduti tutti insieme e festeggiamo insieme. Poi mi piace stare in mezzo alla gente, rivedere comunque la gente che si diverte, dai, la musica, tutto bello. Sei una ballerina? Sì, sì, sono una ballerina, non ho il ballerino ma sono una ballerina. Sicuramente lo troverai. Me lo auguro. Buona serata. Grazie, grazie. Venerdì sera invece l'evento è cominciato nel segno della solidarietà, non solo con la conferma della presenza di Roberto Alesi, macellaio del comune terremotato di Preci, adottato dalla cooperativa Tre Ponti, ma anche con l'accoglienza della comunità ucraina. Siamo stati invitati qui da Gino e qui siamo circa 16-20 persone. E, però si trovano circa 200 persone profughi a Fano e circa un centinaio a Senigallia. E siamo qui venuti da Senigallia e con i nostri amici di Fano siamo uniti qua. Per ricambiare però l'ospitalità, vedo che avete portato anche un piccolo dono. Questo è un regalo che facciamo, che ringraziamo con questo braccialetto fatto dai profughi. Ringraziamo tutti che ci aiutano. Come vi trovate nel nostro territorio e quali sono i vostri progetti, se è possibile farli? Le persone che non hanno più la casa, non hanno più dove tornare, vogliono rimanere qui per un certo periodo perché praticamente non hanno più niente lì, tutto distrutto. Invece quelli che è tutto integro vogliono ritornare prima possibile. Stasera chiudiamo questa 37esima festa della Crisciamatta con il concorso Crepappelle. Dopo due anni Crepappelle ci eravamo fermate per il Covid, stasera riprendiamo. Sono state tre giornate fantastiche con tanta affluenza, tanta partecipazione, con tanta voglia di tornare alla normalità. E stasera puntiamo a far ridere un po', perché la gente ha bisogno di ridere, perché questi due anni ha lasciato il segno, se vogliamo, perciò tanta fantasia nel Basellettieri con il Sangostanzo che presenta l'evento, perciò vi aspettiamo numerosi all'Arena BCC stasera. Claudio Pacifici legge Claudio Pacifici, martedì 26 luglio alle ore 21 nella bella cornice offerta da Palazzo Fucci in via Cavour, l'artista fanese porterà in scena uno spettacolo davvero originale, poesie, racconti, testi teatrali e brani tratti da Spalmarsi d'amore. Ad accompagnare Pacifici ci sarà la chitarra di Pietro Montesi e un ospite d'eccezione, Alfredo Antonaros. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto a famiglie ucraine. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi uno speciale dedicato alla presentazione di una nuova macchina elettrica curata da una nota concessionaria del nostro territorio. Grazie per averci seguito, l'appuntamento come sempre per domattina alle 7 con la rassegna stampa condotta dal nostro direttore Marco Ferri. Buona serata.